Bella a tutti ragazzi, sono Play of Lemon e qui a fianco c'è Papi. Ok, lo vedete. Faremo un video su In Segreto. Sì, perché stiamo attendendo aggiornamenti di GTA 5 che dovrebbe uscire tra poco, tra qualche ora penso. Quindi ci stiamo annoiando. Sì. Quindi oggi ci vedrete su In Segreto. Sì. Io direi di iniziare con le novità, che già ci sono. Iniziamo dalla prima. Uomo di 43 anni. Ho beccato mio figlio a farsi le seghe sulla foto di sua madre, mia moglie. C'è rimasto di merda il padre, no? No, c'è rimasto di merda il figlio. Che brutto. Almeno che ha capito. Si sta aprendo il pannello. Sta registrando. Non donna di 16 anni, capite? Grande. Donna. Spesso sogno ad occhi aperti incontrare le mie celebrità preferite per caso e parlare con loro. Pianifico nei minimi dettagli ogni discorso in modo da sapere cosa dire in ogni occasione. Non è un problema di lingua dato che parlo correttamente l'inglese. Lo so, sono pazzo. Ovviamente sempre carta e penna portata di mano nel caso in cui dovessi chiedere un autografo. Oh my god. Donna di 20 anni. Io ho sempre detto che che meglio la solitudine che avere amici falsi, mai. Sì, ma ad essere sinceri, forse sono meglio di loro, meglio loro che nessuno. È brutto. Dillo con calma. Non so leggere, sono handicappato. No, è polacco. È bruttissimo. È bruttissimo non avere nessuno con cui parlare, sfogarsi, uscire, divertirsi, passo il tempo, piangere, tagliarmi. Perché mi sento un errore. No, non dire così. Ti lobo, 20 anni però. Magari un cesso, un buzzo umano e va bene. Quindi il cuore. No, un cuore, fai il cuore. Fai il cazzo di cuore, quella è una figa! Oh, fanculo va. Non chiedo molto, sono solo qualche vera amica. Vieni a casa mia. Con cui passare le giornate tutto qui. Vorrei chiedere a qualcuno, vuoi essere mio amico? Ma non è così facile. Eccoci! Stavate parlando di me? Donna di 16 anni. Ho un sacco di amiche che sono fatte sverginare a 14 anni o anche prima. Ah, bella gioventù. Cambiano ragazzo ogni 3 settimane per farvi una dea. Un'idea. Vabbè, un'idea intendeva. Se è sbagliata a scrivere, capita. E poi ci sono io che non ho avuto ancora il primo bacio. Ci dispiace. Ci sono io. Ti spiace a 448. Ti incontravo giù per un muretto. Non questo, so. Per favore, togli sti occhiali. Almeno gli occhiali. Perché? Sta brutto. Dentro casa. Donna di 16 anni. Ah no, questa scusa. Scusate. Allora, donna di 20 anni. Il mio segreto è che quando avevo l'età di 17 anni trovai la mia migliore amica a scoparsi il mio ragazzo. Oh, quella si canta. Sì, ma stanno scopando la camera. La scopa, no? Intende quello? E poi sì, ma poi dici che si così fa... che si botta, si botta la scopa. Non ho mai dato tante botte in vita mia. Così facendo chiamai i suoi genitori. Ora quella troia si è trasferita e il mio nuovo ex e il mio ex vuole tornare con me. Ma che si fotta, ora sto benissimo con G. Col punto G si trova benissimo. Punto G, vai. Ok, torna a 16 anni. No, 16 anni. Sono alta e proporzionata. Molti ragazzi mi vanno dietro perché li tratto di merda. No, pensano sì. Che io faccia l'acido ai propositi per farli incapire sempre di più. E il fatto è che mi piace da morire una ragazza di un anno più grande di me, lei ricambia. Vi schifo tutti e illudervi in diretta. Perché è una lesbica. Buco più buco. È uguale buco infinito. È uguale all'infinito perché. Che figa. Cazzo. Che buzz, faresti mai una cosa? No, con un gay, se fossi donna. Spadate, no. No, spadate. Ah, gay, tipo lesbiche. Se fossi una donna che è il buchino. Buco buco. No. Sì. Labbro contro labbro. Magari il primo labbro va incrociato. Va dentro. Sì, a puzzle. A puzzle. Ah sì, cosa forma? Una figa. Pasolata. No, questo è triste. Donna 17 anni. Mio zio è morto 3 anni fa. Era come un padre per me. Porto il suo anello di fidanzamento sull'annulare sinistro, il dito alla fede, per avere lui fisicamente vicino. Sono sicura che il mio ragazzo che noterà l'anello sarà il ragazzo che sposerò perché avrò fatto mio zio. Mi manchi centauro. Cuore. Cuore. Ti dispiace.
tasca. Da 17 anni, una volta da piccola scesi con mia madre, indossavo un vestitino, soltanto a metà viaggio in auto mi accorsi di aver dimenticato di mettere le mutande. Mutandine. Mutandine. Ma... un vestitino in macello, allora? Sì. Poi stile Marilyn Monroe va sotto l'aria. Sì, alza sì, tutto. Magari uno sta dicespugliando. Schizzi dell'erba ante la figa. Buona. Uomo di 18. Oh, finalmente un ragazzo è trovato. Sono una ragazza. Che, ah, cioè, che cazzo metti uomo se sei una ragazza? Magari quelli che mettono donna di. Saranno uomini. Sì, sono una ragazza che ama il calcio, vivo a Firenze e giustamente tifo Fiorentina. Ho 18 anni ma vado allo stadio da quando ne ho 6 e ci vado sempre col mio migliore. Ci va sempre col miglior amico, aspetta. Quest'anno il 20 ottobre abbiamo finto 4-2 contro la Juventus. Il mio miglior amico al quarto gol si è girato, mi ha guardato e mi ha baciato. A 3 mesi stiamo facendo il tour tra tutti gli stadi del mondo. Lo amo e non lo lascerò mai. Grazie Fiorentina, grazie Curva Fiesole. Storia d'amore. Sono una ragazza che ama il calcio, come dire, sono un prete che bestemmi. Però non è una. No, a meno che. Alle ragazze può piacere, dai. Sì, ma no, non serve. Cioè, ma che cazzo, ma non ho visto tanto. Ho visto i mariti che ce le portano allo stadio. Vieni con me, cazzo! Dopo se cominciamo scopriamo nell'albergo, però. E se vinciamo, perché se vinciamo. Ti pio a botte. Nell'albergo sta certi bruni nella testa. Scarti cazzotti. All'Outlast. Attacca il vetro. Già, molto interessante. Allora. Tutti in famiglia credono che io e mia sorella ci odiamo a morte, ma i miei non sanno che ogni volta che sono fuori casa mi sbatto sul tavolo, mi sbatte sul tavolo e mi fa godere tantissimo leccandomela e mettendomi dentro tre dita. Io ci metterei anche al gomito. Addirittura abbiamo comprato un vibratore con cui ci masturbiamo a vicenda. Il problema è che sono fidanzata da un anno e ieri sono riuscita a convincere il mio ragazzo a farlo in tre con mia sorella. Che culo, mi sento benissimo e soddisfatta. Vieni a casa mia. Dove abiti? Vengo io. Ma che cazzo, perché qua da noi non succedono queste cazzo di robe? Noi abitiamo in un paese di merda, sì. Senza dire il paese. Sì. Poi stanotte ho sognato di avere dei migliori amici. Con cui scherzavo, aspetta, precisa che è di 14 anni, già. Con cui scherzavo. Uomo di 14. Con cui scherzavo e mi divertivo tantissimo. Al mio risveglio pianto perché penso sempre quanto mi manchino i miei amici delle medie, mentre con quelli di adesso non ho legato molto. Cosa cazzo ce ne frega? Niente. Donna di 14 anni. Alla festa di fine anno ho intenzione di bere solo per riuscire a dire al mio ragazzo che mi piace. Cioè, al ragazzo che mi piace, che sono innamorata di lui da 3 anni. Voglio solo affrontarlo, probabilmente sarò brilla, ma non me ne frega un cazzo, devo dirglielo, altrimenti lo rimpiangerò per tutta la vita. Ora lo so di avere solo 14 anni, ma devo sbronzarmi, probabilmente per quanto sono codarda, non riuscivo a parlare nemmeno da brilla, ma devo almeno tentare. Pubblicatelo, please. Già. Donna di 17 anni, un'estate mi masturbavo in campagna dei miei nonni. Vai, e mia nonna appunto mi vide dalla finestra che dà sulla che fa? Oddio! Bella visione, purina, i piani infarto lì. Ma cascata giù dalla finestra. Chi è quella? Mi nonna, mia sorella, mi cugino. Ma lei che stava a masturbarsi fuori di casa? No, dentro. Allora, però la vedeva. Tentare che la pizzicavano la passera. Donna di 16 anni. Sono 2 anni che conosco un ragazzo tedesco. Lo scorso anno lo vedevo come un amico. Poi verso la fine della scuola ha iniziato a riempirmi di attenzioni. Non l'ho visto per 3 mesi e adesso mi sono innamorato di lui. Il problema è che per lui sono la sua migliore amica. Litighiamo in modo giocoso. Stiamo insieme 10 ore al giorno per via della scuola. Non so quanto lo amo. Mi manchi già, ti amo cazzo, altro che migliori amici. Stavolta la ragazza è stata frenzonata da un uomo. Quando di solito i ragazzi vengono frenzonati. Cioè, le ragazze. Per me è un uomo. Cioè. Chi dice di tedesco che non ha coraggio. Quanti minuti abbiamo già? 9. Cazzarola, cioè troppo. Dopo diventa noioso. Leggiamo queste che sono veloci. Tutta la terza pagina e smettiamo. Ok. Donna di 17 anni. Mia madre mi ha preso a mazzate senza motivo. Che cazzo? Oddio, mia madre mi ha preso a mazzate
senza motivo. Ora mi fa male tutto. Lei è convinta che io le voglio ancora bene. Invece adesso lo odio, non la perdonerò più. Ma non fate così, magari mi dà lavoro. Ma la mamma, vieni qui troppo. Mamma, padre lo rivede la sera. Bocca, mezzo slabbrato, mezzo slabbi, tutti spartati. La madre. Dai, amore, cercamo di non... È caduta dalle scale, amore, non ha fatto apposta. Dai, andiamo veloce. Certo. Ieri già vittima di bullismo a scuola. Adesso mi sento molto in colpa per tutto quello che le ho fatto passare. L'ho sempre presa in giro quando invece dovevo proteggerla. Brutta stronza di 16 anni, proteggi tua sorella. Donna di 16 anni, tutti i miei compagni in classe sono convinto che io la dia a tutti. Che sia una che lo fa dalla mattina alla sera, ma che a letto sia bravissima e vorrei portare a tutti a letto. Illusi, io sono vergine. Ah. E dillo, no? L'ha detto. Dai, tagliamo corto, sono rimaste tre. Donna di 16 anni, quando ero piccola, 6-7 anni, giocavo sempre con le mie cugine. Un giorno andai da loro e le trovai una a pecorina. No, e l'altra che aveva la faccia nel culo di quella pecorina. E io mi chiesi cosa stavano facendo, nel senso che si adoravano l'ano. Non ci sono stata più insieme. Che schifo! Ma li scorreggiamo. Stavano odorando l'ano? Sì. Vabbè, che lavoro di merda. Purina, c'è rimasta male queste sì. Ah, non lo so, entro dentro a camera e dico... L'infomani del cazzo che sannavano dai, alcune. Dai, rimaste due, donna di 16 anni. Mia madre è convinta che sia vergine. La verità è che ogni volta quando le dico che esco col mio ragazzo vado a casa sua e stiamo per ore e ore sul letto a spassarcela. Uomo di 16 anni... Ah, ok, riprendiamo. Uomo di 16 anni, spesso grido il mio pene perché va in erezione nei momenti più sbagliati in per... A me non succede. Io c'ho la... Sì, non me ne frega. Ok, no, dai, ragazzi, non me ne frega niente del pisello di Leonardo. Okay. Oh, cazzo dici. Ok, ragazzi, per questo episodio è tutto. Per questo è tutto, ragazzi. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video. Vediamo al prossimo video, bella ragazzi. Facciamo.